Questa è la settimana in cui il Palermo, l'uscita di Palermo, il vecchio Palermo è morto, è fallito, e da lì, visto che il titolo sportivo e lo stemma andranno all'asta, è iniziato il tam tam dei tifosi: chi vuole il vecchio logo, chi non lo vuole, chi vuole recuperare soltanto il logo ma non la denominazione, chi vuole, insomma, quello che credo io è che il logo rimarrà quello di adesso. E la denominazione cambierà, ma non di certo in uscita di Palermo l'anno prossimo, e quello che si verrà a andrà a recuperare forse sono proprio il titolo sportivo, forse, non lo so, e il palmarès del Palermo, non so adesso, forse quello, e il logo non di certo verrà recuperato, da quello che io so. Per quanto riguarda invece la partita, andiamo subito a parlarne dopo la sigla. Otto vittorie su 8, un Palermo straordinario, meraviglioso, che ha sofferto, ma straordinariamente meraviglioso. Una cornice di pubblico fantastica, è una festa, c'è una sorta di gemellaggio tra le due tifoserie. Illicata, che ha messo anche uno striscione fuori in onore del Palermo, è veramente stata una festa, se non per piccoli screzi dovuti a dei malintesi dopo il gol dell'Illicata, ma comunque una grande festa, non c'è nulla da dire. Così come a Biancavilla, il Palermo va in svantaggio e ribalta la partita, e il secondo gol lo segna di nuovo Santana. E che gol, ragazzi, che gol! Davvero, se dovessi riassumere tutto quello che è successo in questa partita, lo riassumerei veramente con quel gol di Santana. Veramente è stato proprio il Palermo, è uscito con la forza brutta della classe che questa squadra continua a dimostrare. È una squadra fuori categoria. Nonostante oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto perché siamo stati sfortunati, non siamo stati anche poco lucidi, siamo stati anche poco lucidi o poco fortunati davanti alla porta. Abbiamo avuto diverse, ma tantissime occasioni, soprattutto nel primo tempo, per segnare molti più gol di quelli che poi abbiamo realmente segnato, soprattutto con Ricciardo. La notizia buona è che si è sbloccato Felici, la notizia buona è che la squadra è veramente forte. Ovvio che bisogna ancora, come ha detto anche lo stesso mister Pergolizzi delle interviste, bisogna limare alcuni comportamenti nella fase difensiva. Non dobbiamo esporci un po' troppo, a volte bisogna anche limitarsi a difendere, perché questa voglia di attaccare a volte ci rema contro, perché oggi abbiamo avuto 2-3 contropiedi importanti in cui è l'ultimo ha rischiato di essere fatale al Palermo, perché abbiamo avuto veramente c'è stato un grande intervento di Doda che è veramente che con le palle ci sa fare e ha fermato, diciamo, l'intervento, il tiro dell'avversario, dell'attaccante dell'Illicata, proprio quando sembrava ormai che tutto portasse al pareggio. Quindi, insomma, tre punti che sta proprio i tre punti sono meriti. Diciamo, se noi abbiamo preso tre punti oggi, sono è merito delle palle di Doda. Questo lo dobbiamo dire assolutamente. E fra l'altro, Doda che si era preso anche una bella bestemmia in piena faccia da parte di Pelagotti, che oggi ci ha dato duro con le bestemmie. E oggi Pelagotti, non so, sarà che il bambino gli è nato, tanti auguri a Pelagotti, ma mi sembrava abbastanza nervoso oggi in campo, ce l'aveva con tutti. Però ecco, su quel retropassaggio di petto di Doda che non è proprio riuscito, lì c'è stata proprio un'esplosione, tant'è che Crivello è dovuto intervenire a difendere il povero ragazzo dall'assalto del portiere rosanero. Detto questo, ragazzi, io lascerei la parola ai nostri ragazzi di FPS, che oggi non sono intervenuti dallo stadio, ma è uguale, sentiamo cosa ne pensano della partita e poi torniamo per la conclusione. Ciao Giovanni, ciao a tutti amici del canale YouTube Il Faraone Rosanero. Ciao Giovanni, ciao amici di FPS. È da pochissimo finita la partita Palermo-Licata. Ho preferito fare un video non dall'interno dello stadio, perché oggi il Barbera, ragazzi, era un catino di entusiasmo, una bolgia. Che dire Giovanni, la partita è finita da un po'. Avevo bisogno di qualche minuto per riprendermi. La partita
È stata sicuramente giocata contro forse la squadra più forte che abbiamo incontrato finora. Sicuramente un Licata che veramente dal centrocampo in su ha delle individualità che per il campionato veramente sono di livello. Partita sofferta, abbiamo rischiato fino all'ultimo. Grazie a un intervento di Doda siamo riusciti a mantenere il risultato. C'è stato da faticare, soprattutto per riuscire a tenere il centrocampo. Ovviamente come occasioni da rete il Palermo poteva chiuderla prima. Soprattutto abbiamo rischiato, ma non come per esempio col Biancaville, comunque non abbiamo tenuto il pallino del gioco. Sia nel primo tempo, soprattutto nel primo tempo con Ricciardo, con Felici. Quindi il risultato è rimasto in bilico contro una squadra che, al contrario delle altre incontrate fino al Barbera, dico ragazzi, ribatteva colpo su colpo. Tantissimo, qui abbiamo tenuto noi il pallino del gioco. Ma abbiamo sprecato tanto, forse troppo. Abbiamo incontrato una squadra che ci ha fatto soffrire questa volta. A un certo punto ci siamo schiacciati troppo verso il centro, non allargando più sulle fasce, e questo ha fatto sì che gli avversari ci potessero schiacciare e colpire in ripartenza, cosa stranissima perché eravamo noi in vantaggio, però alla fine diciamo tutto è bene quel che finisce bene. Per noi è stato un po' meglio, perché finora abbiamo visto partite chiuse praticamente nel primo tempo 3-0, o col Marina di Ragusa che era chiuso, si era chiuso 1-1, ma a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo già avevamo fatto 2 gol. Invece è rimasta in bilico, la partita è stata più entusiasmante da questo punto di vista. Ottava vittoria consecutiva nelle prime 8, primato in classifica mantenuto grazie agli altri, soprattutto grazie agli altri risultati. Non solo l'abbiamo mantenuto, ma abbiamo allungato sulle dirette inseguitrici, quindi che altro dire? 8 vittorie è un record, ragazzi. Lotto volante, dice qualcuno che sicuramente ci ascolterà. E va bene così. Quindi, Giovanni, io a sto punto ti lascio e sicuramente ci rivedremo per la prossima. A sto punto dobbiamo suonare la nona, no? Forza Palermo sempre e forza il faraone rosanero. Ciao ragazzi! Beh ragazzi, come non essere d'accordo con Giuseppe e Marco? Ragazzi, meglio di così non si poteva partire. Adesso pensiamo alla prossima. Io vi auguro un buon inizio di settimana, anche perché la domenica non è mai finita. Buon inizio di settimana per la prossima settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.